Quali sono i profili lavorativi attualmente più ricercati dalle aziende del nostro territorio? Se ne è discusso mercoledì scorso a Bedonia all'interno della terza edizione di Open to Work, evento organizzato dal servizio Informa Giovani Tarocino in collaborazione con l'Istituto Zappafermi, Hi-Tech Farm ed il Comune. Rivolta agli alunni delle classi quarte e quinte superiori, ma aperta anche a coloro in cerca di una occupazione o di un ricollocamento in Valtaro Valceno, la mattinata ha visto alternarsi numerosi imprenditori locali che hanno presentato agli studenti le proprie aziende. Un proficuo faccia a faccia importante per i ragazzi che hanno potuto confrontarsi con il mondo del lavoro. Dopo il grande successo dello scorso anno, gli organizzatori hanno ritenuto opportuno proporre un altro momento di confronto, al quale ne seguirà nei prossimi mesi un altro, e sarà il quarto, che si terrà questa volta nel capoluogo valtarese all'aperto. Qui le aziende torneranno, come già era accaduto a Bedonia, ad allestire i propri stand, all'interno dei quali ospiteranno i giovani interessati a conoscere in modo più approfondito la loro attività. Al termine dell'assemblea, tutti i partecipanti si sono dichiarati soddisfatti per l'importante momento di confronto che ne è scaturito con i ragazzi presenti che hanno interagito ponendo domande agli imprenditori locali. Che consigli dareste a un ragazzo che si diploma adesso all'indirizzo agrario? Allora, io vi posso dire, lato ITS, poi forse anche Forma Futuro può avere qualche percorso. Comunque, insomma, ci sono tutti questi indirizzi per l'ITS agroalimentare. Il consiglio è quello di studiarvi bene i programmi e andare a capire quello che può essere il vostro interesse prevalente. Considerate, come vi dicevo prima, che nel corso del biennio voi avete la possibilità di fare tirocini, di sperimentare le varie aree aziendali, e quindi è un percorso che vi orienta.